Andate sul fondo, una mattinata molto fredda, con una bella gelata mattutina, e quindi in una situazione del genere, con un lago, con un fondo abbastanza regolare e pulito, dove non c'è vegetazione ma c'è solamente del terreno, andiamo a sfruttare il movimento di un artificiale da bottom, dal peso abbastanza ridotto, perché parliamo di un Vulcane Leeworm nano. Lo andiamo a muovere con una Dyslave 61 GL RevF, ultima canna prodotta in casa Vulcane. Una canna che ha un vettino molto veloce nel seguire la mangiata, con un fusto poi abbastanza rigido. Perché? Mi serve una canna del genere per gestire un artificiale in verticale, proprio perché sto lavorando sul fondo anche a distanze abbastanza sostenute. Proprio per questo ho scelto un polyester Torai 04 1,6 libbre, perché è un filo molto rigido, ovviamente, che mi dà un'ottima lanciabilità, ma mi dà un controllo immediato dell'esca, perché è un filo immediatamente affondante, non mi fa pance, ovviamente, durante il recupero. Se c'è anche una giornata ventosa, mi aiuta proprio in questo contatto dell'esca. Andrebbe bene anche un trecciato PE, ovviamente, da 0,175-0,2, ovviamente, abbastanza sottile. Andiamo a vedere come funziona. Vedete che ha un'ottima lanciabilità. Appena lanciato questo artificiale, vado a cercare subito il contatto con l'artificiale e sento che vibra nello scendere, perché è molto redditizio, soprattutto in calata con le sue vibrazioni. Lo vado a sistemare e parto col mio recupero. In questo caso io ho scelto un recupero lineare abbastanza regolare, perché? Perché so che il fondale è abbastanza pulito. Ci sono delle microcrespature di terreno che posso ben vedere sulla canna, ma è abbastanza pulito, e vado a sfruttare il terreno smosso dall'artificiale come richiamo per le trote, per il pesce stesso. Posso anche alternare dei micro saltelli con la canna, e lo sento perché proprio quando vado a fare questo movimento sento l'artificiale che vibra. Eccola qua. Vedete la canna come asseconda immediatamente qualsiasi movimento del pesce. Ciao a tutti ragazzi.